Benvenuti su MrGadget.tech. Siamo in compagnia di Vivo V23 5G, smartphone che vi abbiamo raccontato sotto diversi aspetti. A proposito, li avete già visti gli altri video, vero? No? Cliccate subito qui. Tornando a noi, oggi vogliamo farvi vedere come funziona la parte più creativa del comparto foto e video di Vivo V23 5G e vogliamo darvi magari qualche spunto per catturare i momenti della vostra giornata, se volete per condividerli sui social. Adesso vediamo da vicino come sfruttare la fotocamera di questo Vivo V23 5G. Andiamo a sbirciare nella fotocamera perché ci sono tante modalità carine per scattare. Iniziamo dalla modalità ritratto. Qui ci sono diversi filtri che sono proprio concentrati sul viso e danno un tocco di creatività in più. Questo mi piace questo. Scattiamo, qua si regola l'intensità. Qua c'è una sezione molto interessante. Queste sono le modifiche un po' più strong per il viso. Ad esempio, qui se notate fa le modifiche proprio ai connotati, è un po' forte, però insomma a chi piace può divertirsi molto a modificare proprio a rendere il viso più sottile, la fronte più alta, il profilo più pronunciato o meno. Ci sono veramente tantissime cose con cui divertirsi. Qua torniamo alla me originale. Allora, make-up. Questa pure è una modalità molto carina perché ti trucca un po', quindi per quelle giornate in cui siamo un po' sottotono dà un tocco di vitalità in più al viso. Tra l'altro ci sono anche dei trucchi particolari come questo con i puntini sotto agli occhi. Insomma, c'è da sbizzarrirsi qua, però insomma dà un tocco in più alle foto. Io metto questo. Adesso con il mio trucco andiamo nella mia sezione preferita. Questa è davvero forte perché lo smartphone ti propone delle pose e ti dà proprio la traccia da riprodurre. Tipo cliccando poi sulla foto cambia la direzione, quindi io mi metto così e lui scatta. Questa è simpatica, vabbè, io poi non sono una super modella, però dà idee per fare degli scatti un pochino diversi, perché poi io tipo mi metto sempre nella stessa posa con la stessa faccia, quindi dà degli spunti di creatività molto carini. Ma ora dalle foto passiamo all'altro punto forte di Vivo V23 5G, che è il comparto video, perché questo smartphone ha una particolarità che forse qui non si vedrà tanto, però Vivo V23 5G ha un sistema di illuminazione molto particolare. Passiamo al reparto video e possiamo scegliere tra diverse modalità di illuminazione. C'è Aura che dà al volto una luminosità un po' più diffusa, ma il vero punto forte è l'effetto spotlight, che qui si vede poco, però al buio vengono dei selfie perfetti perché dà proprio un effetto ring light veramente comodo. Tra l'altro, cosa ancora più particolare, si può scegliere se mettere una luce fredda o calda, quindi a seconda dell'effetto che si vuole dare si può scegliere. A me piace quella calda, quindi video pronto da essere caricato sulle storie. Una volta girato il video non è finita qui, perché c'è un bel software di editing direttamente nel nostro Vivo V23 5G, dove possiamo andare a modificare in modo molto semplice il nostro video. Quindi io scelgo di farlo partire da qui. Posso mettere della musica alzando il volume. Deve essere caricato sulle storie. Così, quindi ho messo la musica. Posso aggiungere un testo, mettiamo Tecno Laura. Tac. Scelgo dove metterlo, quindi lo farò comparire solo nei primi secondi.
Diamo l'ok. Poi si possono fare, mettere degli oggetti o dare dei temi diversi, quindi con effetto vintage, o mettere dei filtri. Adesso il nostro video è già pronto per essere condiviso nelle storie. Deve essere caricato. E si va. Avete potuto vedere com'è completa la sezione foto e video di questo smartphone. Vivo V23 5G mette a disposizione di tutti, e in particolare dei creators, tantissimi strumenti e modalità di scatto per mettere in gioco la propria creatività. Ora non vi resta che condividere. A presto su mrgadget.tech.